voci di una terra lontana, un mosaico di etnie, miti e tradizioni, espressione di un unico patrimonio culturale, quello indonesiano. Riunire in un solo luogo una tale varietà di linguaggi artistici e religiosi è la sfida raccolta dalla sezione etnologica dei Musei Vaticani, con una mostra interamente dedicata all'arcipelago più vasto e popoloso del mondo. Oggetti antichi e contemporanei, di uso quotidiano e cerimoniale, opere per lo più ricevute in dono dai pontefici nel corso degli anni, provenienti dalle numerose aree geografiche di cui si compone l'Indonesia. Qui la mescolanza di usanze e fedi di cui è testimone l'arte figurativa viene incoraggiata dalle diverse popolazioni locali. Non è un caso infatti, come ci spiega padre Nicola Mapelli, curatore del Dipartimento Etnologico dei Musei Vaticani, che il titolo della mostra sia Indonesia, terra di armonia. Noi in questa mostra abbiamo voluto mostrare come in Indonesia queste diverse culture e queste diverse spiritualità possono convivere pacificamente senza guerre, e abbiamo ad esempio preparato una vetrina apposita nella quale abbiamo messo un oggetto rappresentativo di tutte le culture tribali e delle loro religioni, ed è un bellissimo villaggio in filigrana d'argento che è stato donato a Paolo VI. Abbiamo messo una Madonna che è stata intagliata secondo un tipico stile indonesiano, come si può vedere dalla sua conciatura. Abbiamo messo un piccolo Buddha, una piccola statua che rappresenta il Buddha, e un Ganesha, una statua che rappresenta una divinità induista, come rappresentazione dell'induismo. In questo modo, con questa vetrina, cerchiamo di mostrare questa idea dell'armonia delle religioni. Molti dei manufatti in mostra, più di 200, tra statue, oggetti in bronzo e in ferro, sono esempi preziosi delle raffinate ed antiche tecniche di lavorazione tipiche dell'Indonesia, come il paravento a tre ante del XIX secolo proveniente dall'isola di Giava. Questo paravento è stato donato a Papa Pio XI per una grande esposizione nel 1925. E su questo paravento sono rappresentate alcune figure, alcune divinità e alcuni personaggi che sono tipici del teatro delle ombre, che è una delle attività e delle culturali più caratteristiche dell'Indonesia. Anche l'arte della decorazione tessile trova spazio lungo il percorso espositivo con la tecnica del batik. Con noi la restauratrice Martina Brunori. La tecnica del batik è un tipo di tintura a riserva. Tintura a riserva vuol dire che si usano dei materiali per preservare parte del tessuto. Può essere preservato tramite dei nodi fatti con della corda per chiudere una parte di tessuto, oppure tramite la cera. La cera viene colata tramite dei serbatoi appositi sul tessuto per creare il disegno che si vuole poi ottenere. E il tessuto viene tinto e successivamente, in un secondo passaggio, viene eliminata la cera e quindi otterremo un tessuto con questi motivi ornamentali.